In bianco e nero, il podcast del Messaggero Marittimo. Dalle pagine in bianco e nero dei nostri giornali riaffiorano le notizie di oggi. Voce e testo di Giulia Sarti. 1 febbraio 1961, il Salone Internazionale della Nautica a Milano. Le mostre nautiche in Europa hanno fatto in questi ultimi anni sensibili balzi per tenersi alla pari con l'interesse pubblico. Anche il Salone Internazionale della Nautica di Milano si è proposto di seguire questa ascesa, non solo organizzando questa prima edizione 1961, ma preparandosi già per le manifestazioni degli anni venturi, con un aumento adeguato dello spazio. Benché il lavoro di preparazione sia stato iniziato soltanto ai primi di novembre dello scorso anno, gli organizzatori di questo primo Salone Internazionale della Nautica, che si svolgerà a Milano dal 2 al 22 febbraio, nell'ambito della Fiera Campionaria, hanno già ricevuto circa 100 richieste di partecipazione da parte di ditte industriali, le quali, per questa prima edizione, usufruiranno di una superficie per i posteggi di 5.300 metri quadri. Infatti, l'iniziativa dell'Anisman non è sorta a caso. L'idea iniziale era di fare un salone della nautica che richiamasse non visitatori occasionali, ma bensì un pubblico di acquirenti specificatamente interessato agli sport nautici. Ecco dunque il perché di tante adesioni già alla prima edizione della manifestazione milanese. È il 1 febbraio 1961 e questo è quanto si può leggere sulle pagine del Messaggero Marittimo. A leggerlo oggi sembra di trovarsi di fronte ad un errore, si parla di Salone Nautico di Milano. Eppure è così. Può sembrare strano pensare a una fiera della nautica a Milano, città senza il mare, ma qui si svolgeva appunto, fin dagli anni 20 del 1900, la Fiera Campionaria, luogo ben conosciuto e prestigioso che metteva in mostra il Made in Italy nel pieno del boom economico italiano, quando tra l'altro la nautica stava sempre più assumendo importanza come eccellenza italiana anche all'estero. L'evento si trasferirà a Genova solo l'anno successivo, con l'inaugurazione ufficiale il 27 gennaio da parte del sottosegretario al tesoro Alfonso De Giovine. Quel giorno con lui erano presenti anche il presidente della fiera Giuseppe De André, il sindaco di Genova Vittorio Pertusio, l'arcivescovo cardinale Giuseppe Siri, il prefetto pianese, l'ambasciatore di Gran Bretagna e autorità italiane d'estere e militari. Il costo del biglietto era fissato a 250 lire. Questa prima edizione del Salone Nautico a Genova era affiancata al secondo Salone Nazionale del Rimorchio Campeggio e al quinto Salone Internazionale del Campeggio dello Sport. Si trattava di una piccola esposizione, pari a circa 30.000 metri quadrati, che poi negli anni avrebbe raggiunto i 200.000 metri quadrati di area a terra e 100.000 metri quadrati di specchio acqueo. Gli espositori erano circa 585, il 40% stranieri, arrivati da 16 diverse nazioni. Si potevano contare tra le presenze autorità importanti della nautica, esponenti governativi, ambasciatori e importanti nomi dell'industria di allora. L'organizzazione dell'evento passa ad UCINA Confindustria Nautica, l'Associazione Italiana delle Imprese della Nautica da Diporto, nel 1966 e già dopo pochi anni si capisce che il Salone Nautico di Genova è destinato a diventare importante nel settore della nautica. Si passa a circa 1200 barche esposte nel 1970, 39 paesi di provenienza ed eventi collaterali. Dedicata alla nautica da diporto, oggi il Salone Nautico si svolge a settembre e nell'ultima edizione, quella del 2022, ha portato a Genova più di 100.000 visitatori, oltre 1.000 giornalisti, facendo divenire la manifestazione un simbolo del paese e del Made in Italy nel mondo. Il Salone Nautico di Genova, come lo vediamo oggi, è caratterizzato ogni anno da appuntamenti speciali, eventi sportivi, convegni, seminari tecnici e tutte le novità della nautica internazionale, che richiamano e coinvolgono operatori del settore ma anche appassionati del mare. L'evento è formato in realtà da 5 saloni. Uno dedicato alla componentistica e agli accessori,
un salone della vela, un salone del mondo del fuoribordo, un salone yacht e super yacht e un salone Living the Sea. Saranno presenti a Milano dal 2 al 12 del prossimo mese di febbraio tutti i principali fabbricanti di motori italiani, con tutti i più importanti importatori. Così è scritto sull'articolo che leggiamo proseguendo sulla prima pagina del Messaggero Marittimo. I principali cantieri di scale in legno, in metallo ed in plastica, i fabbricanti di accessori vari e molte altre ditte che hanno attinenza con la nautica, mentre gli organizzatori assicurano che gli interessati troveranno quanto di meglio oggi si può scegliere per gli sport nautici, nonché tutti i modelli del 1961. Momento di confronto tra gli operatori e il mercato, il Salone Nautico di Genova aiuta da sempre, in particolar modo negli ultimi anni, lo sviluppo del business delle aziende, grazie alla presenza qualificata di espositori addetti ai lavori e stampa internazionale, e grazie anche al supporto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Almeno fino al 2034, la manifestazione rimarrà a Genova, 10 anni oltre la conclusione del progetto del Waterfront di Levante, di cui utilizzerà aree e specchi acquei. Così prevede il protocollo siglato a dicembre del 2022, che vede l'impegno da parte di tutti i firmatari per rafforzare e sviluppare ulteriormente il salone, nonché il suo radicamento nel territorio genovese, rafforzando il valore della manifestazione, preservandola da iniziative concorrenziali e potenziandola quale punto di riferimento per l'intero settore della nautica da diporto in Europa e nel Mediterraneo. Dal 2024 lo spazio dedicato al salone sarà quello delle nuove aree del Waterfront. Uno spazio espositivo completamente rinnovato e funzionale, firmato dall'architetto Renzo Piano. La prossima edizione, la 63esima, si svolgerà dal 21 al 26 settembre 2023, confermando l'augurio che in chiusura si leggeva sul Messaggero Marittimo. Riteniamo, scrivevano allora, l'iniziativa quanto mai interessante e dal futuro assai promettente. In bianco e nero, il podcast del Messaggero Marittimo. Dalle pagine in bianco e nero dei nostri giornali riaffiorano le notizie di oggi. Voce e testo di Giulia Sarti.